Dottor Fazzi, vista la situazione dei contagi, secondo lei sarebbe opportuno optare per l'obbligo dei vaccini? Ma io veramente, diciamo, dal mio piccolo pulpito lo vado dicendo da parecchio tempo, cioè, la vaccinazione dovrà essere obbligatoria. Noi dobbiamo tutti tenere presente che ci si trova di fronte a una pandemia e l'uomo del XX secolo ha avuto diciamo, la triste esperienza della spagnola tra il 1917 e il 1920-21. Ma noi mai avevamo avuto una situazione così difficile da gestire. E quindi, secondo me, l'unica soluzione è l'obbligo della vaccinazione. E come torno a ripetere da tanto pure che lo vado dicendo, secondo me le grandi potenze del mondo dovrebbero garantire la vaccinazione a 7,5 miliardi di persone, cioè tutti quanti dovremmo vaccinarci, esseri umani che abitiamo la Terra, perché in questa maniera si riuscirà a controllare anche lo sviluppo di ipotetiche varianti. In Abruzzo si punta anche all'utilizzo degli anticorpi monoclonali, ossia farmaci specifici contro il Covid-19 autorizzati in via emergenziale. Sono utili per combattere il Covid. Sicuramente sono utili. Il problema degli anticorpi monoclonali è che sono utili soprattutto nella fase dove è molto elevata la presenza del virus e quindi che poi è la fase in cui non compaiono i sintomi gravi. E quindi secondo me bisognerebbe indirizzare questa terapia, che peraltro è anche un po' costosa, in setting particolari di soggetti. Cioè coloro, che ne so, diabetici, grandi obesi, che sviluppano l'infezione e per i quali magari ipoteticamente è previsto anche un peggioramento con la comparsa di una polmonite interstiziale. Ecco, in questo senso io penso che sia un'arma in più importante nei confronti di questa virosi. Si sta discutendo molto sullo slittamento della riapertura delle scuole. Ecco, secondo lei sarebbe opportuno, per consentire così a più studenti, anche ai docenti che non sono vaccinati, di farlo? Secondo me sì, la campagna vaccinale deve andare avanti e deve cercare di coinvolgere il maggior numero delle persone. Ci sono molte persone, io le definirei scettiche, che stanno sfogliando ancora la margherita, mi vaccino o non mi vaccino, e soprattutto genitori che magari hanno paura di sottoporre a vaccino i giovani adolescenti. Bisogna che ci vacciniamo tutti quanti.